Buongiorno a tutti quanti. Questa siamo alla terza, con questa siamo alla terza settimana della nostra serie sul perdono. Siamo partiti dal perdono, perdonare come Dio ci ha perdonato. La scorsa settimana avevamo visto cosa significa per Gesù il vero perdono, quando dice che Padre nostro, rimettici i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri peccatori. In altre versioni dice perdona i nostri peccati come noi li abbiamo perdonati a chi ha peccato contro di noi. Abbiamo visto che Gesù non intende dire che chi crede deve perdonare una volta, ma che il perdono per il credente non è un episodio ma è un'abitudine. Dobbiamo essere abituati a perdonare. E abbiamo visto anche la prima parte di un racconto che Gesù fa circa per spiegare meglio il perdono. Rapidamente rileggiamo quello che abbiamo visto fino adesso, in Matteo al capitolo 18, versetti da 23 a 27. E Gesù dice così: perciò il regno dei cieli è simile a un re che vuole fare i conti con i suoi servitori, avendo cominciato a fare i conti con chi ne fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti, 8.600.000 euro. Poiché quello non aveva i mezzi per pagare il suo signore, comandò che fosse venduto lui, la moglie e i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo gettato in terra gli si prostrò davanti dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Okay. Questo è l'episodio della prossima. Torniamo alla nostra famosa piacere. Avevamo detto che il signore aveva deciso invece di, che era la parte offesa, invece di fare una reazione, una separazione, un perdono, eccetera, aveva deciso di dare subito il perdono prima. In pratica si passava dall'amicizia prima che c'era all'offesa al perdono immediato. Aveva dato un perdono incondizionato, era qualcosa che era immotivato dalla situazione, perché avevamo detto che il servo guadagnava 0,86 centesimi di euro al giorno e sarebbe stato molto difficile che lui riusciva a ripagare 8.600.000 euro al padrone. Non aveva a che fare nemmeno con quello che era successo, il debito non sarebbe mai stato ripagato, ma aveva a che fare con chi era stato offeso, era il re. Ricordo che il re nella storia di Gesù rappresenta rappresenta Dio. A questo punto il servo, a questo punto della storia, il servo è libero. Il servo è stato liberato, non c'è più nessun debito, e alla stessa maniera il re è libero da questo debito, perché non dovrà mai più chiedere i soldi al suo servo. Ho detto più di una volta durante questa serie di indicazioni, e continuerò a dirlo, che solo chi è perdonato perdona. Solo chi è perdonato perdona. Vi voglio fare una domanda. Perché è venuto Gesù? È una domanda, dovete rispondere. Perché è venuto Gesù? Come? Per perdonarci. Ok. Per salvarci, per salvare giustizia, per salvarci e per dare giustizia, ma essere perdonati, essere salvati, vedere la giustizia che regna, credetemi che non basta, non è abbastanza. Gesù, mi dai la prossima? Questo è un versetto che dovremmo conoscere abbastanza bene, che è quello di Matteo 28, da 19 a 20, che va sotto il nome di grande mandato. Che cosa dice? Andate dunque e fate i miei discepoli, per cui discepoli significa coloro che apprendono, coloro che
apprendono da un insegnante, tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che io vi ho comandate. Okay? Dio ci salva affinché noi impariamo da Gesù, così che noi possiamo apprendere da Gesù e noi possiamo trasmettere quello che abbiamo appreso da Gesù ad altre persone. Per cui ogni cosa che dice Gesù, ogni cosa che ha fatto, ogni singola parola che ha detto Gesù nel suo ministero terreno è un insegnamento che noi dobbiamo apprendere per passare agli altri. Allora, qual è l'insegnamento di un re che perdona un servo per noi? Qual è l'insegnamento? C'è un re che ha un debito, un credito enorme verso una persona e che all'improvviso lo perdona. Allora ricordate che il re rappresenta Dio. Ci insegna una cosa principale, che Dio, che la natura di Dio è quella di perdonare anche quando sembra impossibile perdonare. Perché realmente ho 1.600.000 euro erano impossibili da perdonare. Per quanto fosse ricco questo re. Era impossibile. Se il servo avesse appreso la lezione, se il servo avesse appreso questa lezione, la storia finirebbe qua. No. Però vedete, Gesù ci conosce bene. È per quello che spessissimo, quasi sempre, le storie che racconta Gesù non sono ideali, non dipinge un uomo come dovrebbe essere, ma sono reali e ci dipinge un uomo come è veramente. E chiaramente il servo ovviamente rappresenta quello, la maniera in cui noi generalmente ci comportiamo. Questo è il seguito della storia da Matteo 18 dal 28 al 30. Dice così: ma quel servo uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò. Cioè, presente sono le stesse parole, pare uguali a quelle che lui ha detto a re. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. Lui aveva un debito di 8.600.000 euro con il re, che erano stati abbonati. 100 denari, lo sapete quanto erano? 12 euro. 12 euro. Erano 12 euro. Però il servo era nel suo diritto. Perché c'era una legge all'epoca, non era una legge ebraica, ma era una legge dello Stato romano, che permetteva al debitore di strangolare, al creditore di strangolare il debitore fino a quasi il soffocamento. Non doveva far morire perché sennò chiaramente non avrebbe avuto più niente. Però doveva, era autorizzato a strangolarlo fino a quasi farlo morire, pur di riottenere indietro i soldi. Da che parte ha cominciato il servo? Dall'alto o dal basso? Dal basso, perché prima c'era un'amicizia, diciamo, c'è stata un'offesa, per cui in pratica è stato offeso perché quello non gli dava 12 euro, no? 13, sono più o meno 13 giorni di lavoro, che a 0,86 centesimi al giorno sono 13 giorni di lavoro. Per cui c'è una reazione, uno strangolamento, e poi ci sarà il perdono condizionato, ti sarò di nuovo amico se mi dai indietro i soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Questo ci sta dicendo è Gesù, è la maniera per noi normale di comportarci. Noi siamo così. È nella nostra natura distorta, che è stata una natura distorta e poi vedremo. Che noi ci comportiamo così. Non ci credete che siamo così? Allora, ci avete presente chi è che segue il grande fratello? Non alzate le mani perché non lo voglio sapere. Oppure l'isola dei famosi. Oppure, che ne so, forum. O qualsiasi altro talk show. Uomini e donne, amici, questi. Avete visto che ci sono persone
Che cosa va? Su che cosa sono fondate queste, questi programmi? Sul litigio. Ci sono persone che litigano. Ci sono due persone, due o più persone che vengono messe lì, poi c'è pure uno script, una scrittura su come devono litigare bene, per cui chiaramente quelli vanno là e litigano. Avete mai visto in uno di queste cose, Grande Fratello, Isola, Forma, persone che dicono: guarda, ti chiedo scusa, l'avete mai visto? Non lo vedrete mai, non lo potrete vedere perché sta scritto che non deve essere. Sapete perché? Perché per la società moderna chiedere scusa indica ammettere la propria colpa, e il perdono è visto come un segno di debolezza. Chi perdona è debole perché non si fa rispettare, non si fa rispettare. Se io perdono significa che io sono debole rispetto a te, perché tu hai vinto. Allora, tra Dio che ti ha perdonato e te, chi è il più debole? Secondo la società è Dio. Dio non è che è il più potente, Dio è onnipotente. Dio è onnipotente. Nel momento in cui tu perdoni, qualcuno, stai attingendo all'onnipotenza di Dio per fare quello che stai facendo. Stai imitando uno dei tratti distintivi del Signore, che è la capacità di perdonare qualche cosa anche enorme. Tu magari stai perdonando una cosa piccola in quel momento, ma la energia, la potenza che stai, da cui stai attingendo è la capacità e la potenza di perdonare qualche cosa di imperdonabile, il tuo peccato, la tua ribellione. Gesù ti sta dicendo: io ti voglio come discepolo, io voglio che tu apprenda a perdonare anche la più piccola cosa, dalla più piccola alla più grande cosa, come sei stato perdonato te in una maniera enorme. Allora, secondo voi, perché il servo non perdona i 12 euro che sono i 13 giorni di lavoro? Aveva appena avuto abbonati 8.600.000 euro, no? Allora, gli servono i 12 euro? Does he need 12 euros? 13 giorni di paga? Just 13 giorni. Probabilmente no. Probabilmente il servo non perdona perché ancora non ha concepito dentro di sé il fatto che è stato perdonato, che il suo debito è stato estinto. Ancora pensa che c'ha questo debito enorme. In una parola, si sente, anche se è stato perdonato, si sente colpevole di questo debito, che lui sa che avrebbe dovuto pagare. Più delle volte le persone non perdonano perché si sentono colpevoli per qualcosa che hanno fatto. E più si sentono colpevoli, più tendono a non perdonare. Le persone che non perdonano niente sono quelle che non fanno cadere mai niente a terra. Qualsiasi cosa gli succede, non perdonano mai. Chi è perdonato, chi sa di essere stato perdonato grandemente, come lo siamo stati noi, perdona grandemente. Paolo diceva questo, Paolo in Efesini, capitolo 4, versetto 32, dice: siate benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda. Paolo sta dicendo che tu non sarai sempre quello che viene perdonato e nemmeno quello che perdona, ma ci sarà una volta in cui perdoni, una volta in cui vieni perdonato. Perché la nostra natura è quella di essere, di dover accettare il perdono, perché normalmente sbagliamo. Perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati. La Genesi 1,27 dice che Dio creò l'uomo a sua immagine. E lo creò a immagine di Dio. Questo che cosa significa? Che Dio ha due braccia, due gambe, una testa, due occhi, un pancreas, un intestino. No, non significa questo.
quello che vuole dire Genesi è che Dio ci ha creato mettendoci dentro quello che sono le sue caratteristiche, quello che sono le caratteristiche della natura di Dio. Vi faccio un esempio. Che cos'è questo? Un cavatappi. È fatto a forma di Napoleone, però è un cavatappi. Allora, questa è la sua forma, è fatta in funzione, al di là del fatto che l'hanno fatta in una forma spiritosa, è fatta in funzione di quello che deve fare. Che cosa deve fare? Deve cavare intanto che io lo uso. Questa è una bottiglia di Frascati che non vi do, non devo oggi a casa io. Anche perché sennò finiamo la predicazione qua e cantiamo. Intanto che io uso questo cavatappi per aprire questa bottiglia, non avrò alcun problema. Ma supponiamo che io un giorno decida che il mio cavatappi debba aprire una scatoletta di tonno. Lasciate perdere che adesso le scatolette di tonno hanno l'apertura facilitata. Diciamo che quelli vecchi non c'avevano questa facilità. Diciamo che io voglio aprire con questa cosa qua, no? Con questa cosa qua. Ok, volete provare voi? No. Rischiereste. Vuoi provare? Ti voglio bene, non ti voglio far male, perché chiaramente dovresti rompere prima cosa, dovresti rompere il più preziosissimo cavatappi a forma di Napoleone. Seconda cosa, rischieresti di farti male te, di ferirti. Forse alla fine, dopo tanto, riusciresti ad aprire facendo magari tutti quanti dei buchini qui intorno per riuscire ad aprire questa scatola di tonno. Allora, che cosa voglio interdonare? Cosa voglio dire? La stessa cosa vale per noi uomini, no? Se il cavatappi è stato strutturato come forma per aprire i tappi e non per aprire le scatolette, significa che se fa quello per cui è stato studiato, non soffre e non fa soffrire. Se cerchiamo di fargli fare una cosa per cui non è stato creato, soffre e fa soffrire. Allora, supponiamo che noi siamo stati strutturati da Dio per serbare rancore. No? Nella natura di Dio ci ha messo la capacità di sopportare il rancore per prolungare il tempo. Questo significa che, perché voi sapete che quello che succede nella nostra mente ha conseguenze nel nostro fisico, no? Per cui se siamo spaventati magari ci fa male la pancia, no? E così via. Per cui se serbiamo rancore non, e siamo stati studiati da Dio per serbare rancore, non perdonare, significa che non avremo nessuna conseguenza. Vediamo quello che ci dice la Johns Hopkins University, che è la più grande università al mondo di ricerca. Allora, la Johns Hopkins University dice questo: gli studi clinici hanno evidenziato che lunghi periodi di non perdono, che andiamo sul tecnico, provocano nel cervello una diminuzione dell'attività della corteccia prefrontale e un aumento dell'attività del sistema limbico, non so di cosa sto parlando, però il quale tutte queste cose comportano questo aumento di livelli di cortisolo, che è un ormone, con un aumento di peso e infiammazioni, aumento della pressione sanguigna e battito cardiaco, per cui c'è un aumentato rischio di infarto, aumento del livello di colesterolo LDL, quella a bassa densità che intassa le arterie, per cui c'è un aumento di rischio vascolare e di ictus, c'è una diminuzione della funzionalità del pancreas, per cui c'è un aumentato rischio di diabete, ci sono gli disturbi del sonno, per cui c'è un aumentato rischio di depressione, e c'è una immunodepressione, cioè una riduzione delle difese immunitarie e un aumento del rischio di infezioni e di cancro.
Secondo noi Dio ci ha studiato per mantenere il cuore. In fondo, tu stai in sintesi, se tu servi rancore, stai cercando di aprire una lattina, una scatoletta di tonno e sei una pescata. Ti farai male? Soffrirai? Subirai dei danni. Giobbe, che è il primo libro della Bibbia, il primo libro in assoluto della Bibbia, dice così. Nel prossimo. Giobbe 5:2. Il cucciolo non uccide che l'insensato, cioè uccide solamente l'insensato, e l'irritazione fa morire lo stolto. Lo dico io, Se tu, Giobbe ti sta dicendo, non Marco ti sta dicendo, se tu sei irritato, sei stolto. Significa stupido. Te lo dice Giobbe, non te lo dico io. Siamo stati studiati per perdonare. Siamo stati studiati per perdonare. Non per mantenere il rancore. Non per mantenere il rancore. Gesù ha prima dimostrato la natura di Dio, nella prima parte, la natura di Dio per perdonare, e poi ci ha fatto vedere la tendenza dell'uomo è quella di tenere il rancore. Ora mette in comparazione l'atteggiamento del re che rappresenta Dio e l'atteggiamento del servo che rappresenta l'uomo e tira le somme, e le somme sono queste qua. Matteo 18:34. Allora il Signore lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti, ma dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te. E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che egli gli doveva. Qui pratica lo condanna alle pezze, perché con 0,86 centesimi al giorno di paga, e poi essendo in galera non avrebbe più pagato, significava che lui sarebbe morto in carcere. La parola originale di Agusini è basalistace, che significa torturatore. Per cui sta dicendo il re: prendete questo e lo date in mano ai torturatori. Gesù è arrivato al punto, che ci può fare? Se colui a cui è stato perdonato, sono stati perdonati 8.600.000 euro, non perdona 12 euro, allora usi di torturatori, date ai torturatori, non vale la pena di farlo stare. Se tu a cui è stato perdonato in maniera enorme tramite Gesù Cristo non perdoni un tuo fratello o una tua sorella che sia in Cristo o che non sia in Cristo, perché non stiamo parlando, poi noi lo vedremo nelle prossime predicazioni, che il perdono non è che dobbiamo perdonarci soltanto tra fratelli, ma chi non è credente lo possiamo chiare a vita, no? Allora, se tu non perdoni, tu devi essere dato in mano ai torturatori. E lo sai il torturatore chi sarà? Sarai te stesso. Sarai te stesso. Cosa è che non riesci a perdonare? Cosa è che tieni dentro? Qual è la cosa che ti fa male tutte le volte che ci pensi? Lasciala andare. Lasciala andare. Liberati. È per il tuo bene. E il tuo bene. Oh! Io lo sto facendo per voi, non voglio che ci abbiate un ictus o che ci avete il colesterolo alto, e nemmeno che ci avete il pancreas scassato e il diabete, per cui lo sto dicendo a voi, guarite, guarite. Infatti la predicazione si chiama perdonare per essere guariti. Vuoi guarire da un bel po' delle tue malanni? Comincia a perdonare. C'è nel racconto di Gesù sul perdono una ultima e fondamentale indicazione. 18:35.
Così farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Ora, vi prego di notare quel di cuore. Di cuore. Gesù sta dicendo: io non voglio che tu perdoni tramite il tuo cervello. Io so che Dio mi dice di perdonare, e me lo dice pure il pastore Marco e mio fratello stesso, per cui lo faccio, è una cosa automatica. Ok, l'ho perdonato, pace, però io a sinistra, tu a destra, tu in Alaska, io in Africa, non tocchiamoci di stanza. Gesù vuole perdonare col cuore, attenzione, questa volta la frase è proprio cardias, che significa in greco il sentimento. Gesù vuole, dice, tu non lo devi perdonare qua, lo devi perdonare col tuo sentimento, lo devi sentire che lo devi perdonare, lo devi perdonare col cuore. Io sento il bisogno di perdonare, io ti serve, io ti devo perdonare, io ti voglio perdonare, lo so, lo sento, lo faccio, sono libera. Le prossime volte parleremo di cosa ci aiuta a perdonare, le cose che ci aiutano a perdonare e le cose che ci fermano per perdonare. E la differenza fondamentale, questa sarà la prossima predicazione, tra perdonare e dimenticare, che sono due cose completamente differenti. Perdonare e dimenticare. In conclusione, Dio non ti ha creato per serbare la cura, God didn't create you to hold on to bitterness, but to let it go. Ricordati, sei un cavarabbia. Remember that you're a corkscrew. Non cercare di avere scatolette del tuo. So don't try anything. Non è il tuo mestiere. Non cercare di serbare rancore. Don't try and hold on to your bitterness. Fare male a te stesso. Because you're gonna hurt yourself. Gesù ti chiama per il tuo bene a perdonare, con la stessa grazia con cui sei stato perdonato in Gesù. Andiamoci a pregare. Grazie Signore di averci grandemente perdonato in Gesù. Grazie di essere venuto per perdonare, per cancellare completamente un debito che era enorme, il mio debito, Signore, era enorme, non avrei potuto mai ripagare. Ma tu come il re di cui racconta Gesù, sei stato così magnanimo da cancellare i miei milioni di euro di peccato che ti dovevo. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai sentito oggi, prega assieme a me queste cose. Signore Gesù, aiutami a lasciare. Io voglio lasciare. Non voglio tenere in me il rancore verso coloro che mi hanno fatto del male, e nemmeno verso coloro che continuano a farmi del male, che mi hanno ferito nel passato o che mi feriscono adesso. Quindi ti prego, Signore Gesù, aiutami a concedere un perdono completo, totale, un perdono che venga dal mio cuore, non dalla mia testa, perché io voglio guarire. Non voglio soltanto essere libero dalle catene, ma voglio guarire dalla malattia del non perdonare. Prego, Signore Gesù, di darmi tutto quanto lo Spirito Santo che mi necessita per fare questo, perché io possa continuare a perdonare in futuro le offese che riceverò. Tutto questo te lo prego nel tuo santo nome, Signore Gesù.